Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere i 5 prodotti su cui vale la pena investire dei soldi, soprattutto se siamo nelle prime armi, soprattutto se andiamo ad acquistare questi prodotti e siamo indecisi se spendere un po' di meno o spendere leggermente in più. E su questi prodotti che vi andrò ad elencare oggi non vale la pena risparmiare quei soldi, ma andando ad acquistare un prodotto migliore si hanno tanti più benefici e non vale la pena spendere di meno. E detto questo, andiamo a vedere il primo prodotto: la sella. La sella è uno degli elementi fondamentali quando siamo seduti in bici, che sia una bicicletta da strada, una city bike, una mountain bike o un altro tipo di bici. La sella è quell'elemento che si tiene a stretto contatto con la nostra bicicletta e quindi vale la pena avere una sella fatta appositamente per il nostro corpo, una sella che ci fa star comodi e ci fa performare al meglio, soprattutto su una bicicletta da strada o su una mountain bike dove vogliamo andare a performare. Il mio consiglio è quello direttamente di farvi mettere in sella da una persona specializzata e può essere che nel farvi mettere in sella vi consigliano anche la sella che fa per voi. Vi lascio qui in alto a destra il video che sono andato a realizzare della mia messa in sella e in questo bel video lungo, oltre ad avermi messo in sella, sono andati ad consigliarmi la miglior sella che faceva per me. E avendo scelto quel tipo di sella sto meglio in bici e performo anche di più. Non vi svelo altro, vi consiglio di andare a rivedere quel video per capire tutti i vantaggi che ho avuto con quel tipo di sella. Vi lascio anche qui sotto in descrizione se volete andare a vedere la sella che sono andato a scegliere. Il secondo prodotto che vale la pena andare ad acquistare, ricollegandoci al discorso che abbiamo fatto prima per la sella, è il pantaloncino. Il pantaloncino ci fa stare più comodi quando siamo seduti in bici, non ci fa pesare le ore che facciamo in sella e ci fa pensare a pedalare, non ci fa pensare a quanto male ci sta facendo la sella quando pedaliamo. Quindi se siamo indecisi se andare ad acquistare un pantaloncino economico con un fondello più scadente ed un pantaloncino a qualche euro in più con un fondello migliore, la scelta deve ricadere sul pantaloncino con il fondello migliore. State tranquilli che poi mi ringrazierete da questa scelta. E qui sotto in descrizione vi lascio il link a qualche pantaloncino che secondo me vale la pena. Più che altro sono i pantaloncini che utilizzo io, mi sono sempre trovato bene con questi fondelli che utilizzo ormai da svariati anni, perché il pantaloncino che vi faccio vedere è il pantaloncino classico Marisa che mi avete visto utilizzare in diversi video, che mi avete visto utilizzare anche in qualche foto che ho pubblicato sul mio profilo Instagram. Il fondello utilizzato è il fondello Elastic Interface, in questo caso è il fondello Endurance, ma lo stesso fondello l'ho utilizzato anche nei miei ultimi 2 anni da agonista perché avevo lo stesso sponsor e mi sono sempre trovato bene, non ho mai avuto problemi, non ho neanche riscontrato problemi dalle altre persone che conoscevo che lo utilizzavano, e per questo sono anche i pantaloncini che vi consiglio in questo video, che è un elemento dove non bisogna andare a risparmiare soldi ma bisogna cercare di investire qualche soldo in più per la nostra comunità e per performare meglio. L'altro elemento dove non dobbiamo risparmiare i soldi sono le scarpe. Come abbiamo detto prima, per la sella soprattutto, anche le scarpe è la parte principale dove noi siamo in contatto con la nostra bicicletta, è la parte principale dove siamo in contatto e cerchiamo di tirarla avanti, cerchiamo di forzare su di loro per poter fare più velocità possibile. E quindi proprio per questo bisogna cercare di risparmiare il meno possibile quando andiamo ad acquistare delle scarpe. Nelle scarpe invece si può aprire un discorso un po' più ampio, perché ogni persona ha un piede diverso dall'altra. Quindi per ricercare il vostro paio di scarpe vi consiglio di andare a provare diverse marche anche, perché ogni marca ha un tipo di calzata, cioè la marca che ha la calzata più larga, la marca che ha la calzata leggermente più stretta, la chiusura, quella boa, che è quella che vi consiglio, la chiusura micrometrica, che è posizionata in un modo e posizionata in un altro, e ogni singolo particolare messo in modo diverso può essere migliore o peggiore per ogni tipo di piede. In questo caso, quando avete in mente una scarpa, vi consiglio di andarla a mettere sul vostro piede per capire se vi sta bene. Anche in questo caso vi lascio qui sotto in descrizione il link alla scarpa che utilizzo io su strada. Non vi metto la scarpa che utilizzo in mountain bike perché le sto cambiando e sto proprio provando diverse marche, diversi tipi di scarpa per capire quella che fa più per me. L'altro componente dove non bisogna risparmiare soldi sono i copertoni.
Quando andiamo a acquistare una bicicletta, magari di fascia, di gamma leggermente più bassa, siano dei copertoni basici, perché chi ve la vende, il marchio che ve la va a vendere, per tenere il prezzo leggermente più basso, a meno che non stiamo parlando di una bicicletta top di gamma, di una bicicletta comunque di un prezzo molto alto, va a risparmiare qualche soldo sui copertoni che sono stati montati. Questo non sempre, ma su tante bici è così, su tante bici più entry level, diciamo, e quindi conviene andarli a sostituire direttamente, perché andare a sostituire dei copertoni per due cose in particolare. La prima cosa, la sicurezza. Un copertone migliore ci dà quella sicurezza in più. Se faccio una curva un po' più veloce, sto in piedi, non rischio di cadere, e l'altra cosa, scorre di più. Scorrendo di più vado anche più veloce. Invece se teniamo dei copertoni che non vanno tanto bene, non tengono e poi non girano, e proprio per questo motivo vi conviene cambiarli subito. La spesa non è eccessiva, è una cosa che vi conviene fare. Prima di andare a vedere l'ultimo elemento che secondo me vale la pena investire qualche soldo in più subito, vi ricordo di andare a dare un'occhiata al mio canale Telegram Ciclismo Sconti. In questo caso è gratuito e ogni giorno avete la possibilità di vedere degli sconti a tema bici per le vostre bici. Ogni giorno potete trovare diversi tipi di prodotti all'interno del gruppo, scontati oppure con un prezzo accattivante che vale la pena andare ad acquistare, essendo gratuito, è una di quelle cose che bisogna fare. E passiamo al quinto e ultimo prodotto. L'ultimo prodotto sono le ruote. È stata inserita la ruota tra i prodotti in cui vale la pena investire qualche soldo in più, perché in questo caso costano tanto. Se vogliamo mettere una buona ruota in carbonio con profilo alto, su strada una buona ruota in mountain bike in carbonio costa tanto. E vale la pena investire di più perché i vantaggi che ci sono dietro sono comunque tanti. Su strada ho una ruota più leggera in primis, e avendo un profilo alto poi ho una ruota più aerodinamica, quindi scorre più veloce. Quando le velocità sono più alte ho quell'aiuto in più che mi dà l'effetto volano, sono più aerodinamiche, e soprattutto se facciamo gare o vogliamo performare al massimo, questa è una cosa da avere. In mountain bike invece, se andiamo a prendere una ruota in carbonio, una ruota più leggera che mi fa performare meglio, la maggior parte delle volte abbiamo anche dei canali più larghi che ci consentono di guidare meglio la bici, e anche qua i vantaggi sono tanti. E arrivati a questo punto del video, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che tutte le cose che siamo andati a vedere fino adesso vi siano piaciute. Sapete che qui sotto in descrizione c'è il link a un bel po' di prodotti che vi consiglio direttamente io, che secondo me vale la pena andare ad acquistare. Trovate il link al mio canale Telegram, vi consiglio di andare a darci un'occhiata se non l'avete ancora visto fino adesso, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e se lo fate siete dei grandi, non dimenticatevi anche di mettere un bel like a questo video per continuare a supportarmi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.